Sa, prova, sa, sa. La cosa bella è che muove già di Padù. Che ha organizzato questa manifestazione vorrà rivolgere un breve saluto a voi tutti. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Allora, quest'anno la Proloco Cerrese, per dare lustro a questo nostro paese, ha deciso di riprendere una delle più belle manifestazioni riprodotte negli ultimi 10 anni, la Sposa Cerrese nel Tempo. La manifestazione si svolgerà in 2 tempi, il primo al passato culturale di Cerro, il secondo una carrellata di abiti da sposa degli anni 20 ad oggi. Buona serata a tutti. Signori e signori, Silvana Izzi, il perché della manifestazione. L'entusiasmo giovanile mi ha spinta ad aiutare le ragazze della Proloco per la riproposizione di un'altra edizione della Sposa Cerrese nel Tempo, che fu interrotta dopo la 4ª edizione. Questa edizione è stata un po' improvvisata per mancanza di tempo nella preparazione, ma si spera che essa costituisca l'inizio di ulteriori edizioni negli anni a venire, più ricche, più complete e più originali. La sfilata delle ragazze di Cerro vestite con abiti da sposa della mamma, delle nonne, delle amiche, nonché l'esposizione di vestiti da sposa d'epoca sui manichini. La rappresentazione della vestizione della sposa oltre a un campionario della dote. Un po' di luce, Corrado, da questa parte, altrimenti non si riesce a leggere. Vogliono essere, da un lato, una giocosa festa di popolo, dall'altro lato un omaggio alla sposa cerrese, ma soprattutto un riportare alla cultura moderna i costumi e le tradizioni dei tempi passati. Segue la presentazione della dote, illustrata da Mario Rossi, la vestizione presentata da Enrichetta Cappello e la descrizione dei vestiti non indossabili, accompagnati dal bravissimo fisarmonicista cerrese Ugo Fattore. Nella cultura contadina cerrese, già alla nascita, una figlia femmina era quasi considerata una disgrazia familiare, certamente una delusione per i genitori, sempre però consolati dai paesani con la solita espressione: ma basta che stiano buone. Infatti, il figlio maschio rappresentava il bastone per la vecchiaia e rimaneva nell'ambito della famiglia patriarcale e della razza. La figlia femmina, invece, se si sposava, entrava nell'apparato familiare del marito, portandosi via con sé la dote. In tale contesto si spiega il lascito della disponibile per testamento e la formazione del dotario da richiamare nella divisione della proprietà. Ora, davanti alla passerella, potete ammirare in esposizione alcuni pezzi significativi della dote di una ragazza della civiltà contadina cerrese. Tutti i pezzi sono autentici e unici esemplari degli anni 20 agli anni 40. Vedete la biancheria intima, mutandone, sottanieglie, camice da notte.
poi ci sono la Lanzora con Pizzi e Ricani. Poi ancora ci sono le tovaglie arragamate e c'è un pezzo eccezionale, una coperta interamente lavorata ad uncinetto. Ci sono le mappine che si usavano in cucina, le scialle che coprivano le spalle alle donne. E poi ci sono alcuni pezzi sempre unici che si usavano in campagna, la semenatora. Ci sono dei pezzi che servivano per pesi e misure, per il grano, per la farina. Poi c'è la tina e c'è la ruot per fare la cucina fuoco sotto in gomma. Insomma, non battono le mani. Enrichetta Cappello e la figlia Roberta ci presentano la vestizione. La vestizione della sposa aveva un rituale antico sempre rispettato. Mutandone, sottogonna, camicia, corpetto, gonna, grembiule, ammantacino, scialle. Avendo a disposizione il costume messo gentilmente concesso dal signor Mario Rossi, io questa sera vestirò mia figlia Roberta per il giorno del suo matrimonio. Naturalmente già indossa camiciola e mutandone. Sottogonna. Da notare che l'intimo è impreziosito da trine risalenti a 150 anni fa. Camicia. Thank you.
immaginare quanto tempo ci voleva per vestirsi. Una povera ragazza ci voleva mezz'ora per vestirsi. Maniche. Grembiule. Cielo. Latina. Latina.
Bene, va benissimo l'applauso per questa bella, bella scena, scena contadina. Non andiamo avanti con la svestizione perché ci vorrebbe altro tempo, perciò non ce la facciamo. Grazie a tutti. Teresa, Lucrezia e Annalù, vestite in costume, presentano gli abiti antichi non indossati, accompagnati dal suono del bravissimo fisarmonicista cerrese, signor Ugo. Teresa dimostra l'abito da sposa di Everina Izzi del 1949. Lucrezia vi presenta l'abito di Vincenzina Izzi del 1956 e Annalù quello di Filomena Santilli, sempre del 1956. Anni 1920, l'abito verde esposto sul manichino è in velluto pesante, impreziosito dal collo di merletto chiaro e dal parasole giallo. Fu indossato da Palma Rossi di Valloni. Anni 40, abito da sposa di Lidia Izzi, leggermente svasato con coda lunga che parte dalle spalle e applicazione a tombolo sulla spalla destra. Inizia la sfilata degli abiti, tornando indietro negli anni e presentando un abito primi anni 20. Maria Rossi, primi anni 20, sposò con questo vestito, un semplicissimo abito modello Charleston, lunghezza al ginocchio, maniche lunghe con pozzini importanti e scollo rotondo con nastrino finale. Abito sartoriale indossato da Ada Testa nel 1953, in stoffa americana impreziosita da una cascata di bottoncini di stoffa.
sartoriale indossato da Ada Fattore nel 1953, di raso con fiori tono cupone. Abito cucito a mano, indossato da Laura Izzi nel 1957, di raso pesante con applicazioni floreali, ampio fiocco in vita. Abito bianco indossato da Elda Santilli nel 1961, dal taglio a trapezio in cadice colorato e ciuffi di tulle sulla gonna. Indossato da Lucia Paolone nel 1969, in tulle con ricami di fiori, gonna di volant lievemente drappeggiata e maniche lunghe. Indossato da Celestina Izzi nel 1966, di tulle di preziose colorazioni in broccato di raso, diadema di Swarovski e velo cattedrale. Indossato da Adelaide Colicchio nel 1969 e combina strati di satin bianco e pizzo ricamato, maniche tre quarti con polsini ricamati in rilievo. Indossato Mazzocco nel 1969, in raso, dal taglio dritto con applicazioni floreali Goil in rilievo. Completa il vestito un mazzo di fiori di stoffa originale. Abito bianco indossato da Anna Fattore nel 1973, in pura seta, dal taglio intero con corpetto in pizzo San Carlo, ricamato da Marvinite. De Pola nel 1973, di seta bianca, dal taglio scivolato, tris di applicazioni floreali in pizzo sulla parte alta. Indossato da Ida Modei nel 1978,
in tulle e pizzo bianco, con applicazioni floreali lungo tutto il cappetto e la gonna. Da Lucia Mazzocco nel 1979, di raso bianco in stile redingote con ampio scollo, lungo strascico di merletto fissato al collo. Bianco avorio, indossato da Rosa Ciaramella nel 1980, in organza di seta naturale, stretto in vita e arricchito da ricami floreali, collo alto ricamato in punto e mani tenute in effetto trasparente. Indossato da Maria Rossi Mazzocco nel 1982, in satin di seta con doppia fila di festoni e fiori ricamati e traforati, collo di volante snellato e maniche al punto. Indossato da Maria Petrocelli nel 1983, realizzato completamente in tulle, con applicazioni floreali in stoffa sulla parte alta del corpetto e sulla parte bassa della gonna. Indossato da Celeste Paolone nel 1988, in seta bianca dal taglio H, corpetto lievemente dappeggiato, fascia in vita con playette e perline e dappeggio sull'apertura della schiena. Indossato da Angela Mazzocco nel 1988, in cadi lavorato e tulle, corpetto con scollo a cuore e carré di velo con effetti di trasparenza, maniche al punto. Indossato da Malpica Petrangelo nel 1989, in seta bianca, bustino stretto in vita, con fasce di stoffa alternate con strass e paillette, con scivolata con ampio strascico.
bianco indossato da Ernestina Fattore nel 1989. Lavorato in seta con maniche lunghe in tulle, arricchite da paillette e perline, fascia all'altezza della vita e fiocco sulla schiena. Just like an angel, your skin makes me cry. Abito bianco indossato da Alfredina Rossi nel 1990. Gonna tubino in seta, ampiamente drappeggiata, arricchita da spalline di pendenti e perle, maestose ali in tulle. Indossato da Pia Cappello nel 1991, lavorato in tulle con busto di ricami in perline e paillette, maniche al busto con ricami coordinati. Abito bianco indossato da Stefania Pinelli nel 1991, dipinto broccato in stile principesco, scollo ovale completato da una maestosa coda coordinata. Abito bianco champagne indossato da Liliana Fattore nel 1991, modello tailleur tubino con spalline arricchito di paillette, perline e svarotti, completato da eleganti accessori in perle. Bianco indossato da Gabriella Savelli nel 1991, modello principessa in raso e tulle, scollo di velo con effetti di trasparenza e collana di perle incorporata, maestosa coda base lavorata in tulle. Indossato da Anna Maria Ferretti nel 1992, modello classico in taffetà con ampie maniche al buco e collo leggermente a V orlato da perline, gonna arricciata su punto vita con applicazioni di rosso. Abito bianco indossato da Rosa Russo nel 1992, in raso, corpetto
appunto con pizzo estratto, gonna ricoperta completamente da una cascata di base e guanti in raso. Abito bianco, indossato da Enrichetta Cappello nel 1993. Modello tupino, arricchito da una cascata di strass e pizze. Ampia gola, ornata da fiori di stoffa bianchi. Nel 1996, incadi e pizzo bianco dal taglio a trapezio, corpetto in duchesse con applicazioni floreali, gonna a palloncino con rifiniture in lieve e fiocco sulla schiena.